Oltre 6 milioni di persone consumeranno il pranzo di Pasqua nei ristoranti italiani, in linea con le presenze rilevate lo scorso anno. La spesa complessiva è stimata in 450 milioni di euro, in crescita rispetto al 2023, anche per effetto di un inevitabile aggiustamento dei listini. A rendere noti i dati è il centro studi di Fipe Confcommercio, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che ha pubblicato un'indagine sulle aspettative dei ristoratori per la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta. Per l'occasione saranno in attività l'89% dei ristoranti, in leggero aumento rispetto all'anno scorso. Quanto al menù, la maggior parte dei ristoratori proporrà la formula degustazione, composta da 6 portate ad un prezzo medio di 69 euro, bevande incluse. Il 37% offrirà invece un menù à la carte. In 8 ristoranti su 10 la proposta gastronomica esprime un forte legame con la tradizione e con i prodotti tipici del periodo pasquale. Tra i primi piatti, pasta fresca, declinata principalmente in ravioli o lasagna, e risotti saranno il mainstream della tavola dei ristoranti. Tra i secondi non mancherà l'agnello o il capretto, cucinati secondo le tante ricette regionali, e per concludere, oltre ai dolci della tradizione, gli ospiti troveranno tanti prodotti tipici regionali, come il bunè o il fiadone e qualche sorpresa dello chef. Per il lunedì di Pasquetta si prevede una leggera flessione rispetto al 2023, con il 78% delle attività che accoglieranno 5 milioni di clienti, tra residenti e turisti. Il menù, a differenza del pranzo pasquale, sarà soprattutto alla carte, proposto dal 71,6% dei ristoranti ad un prezzo medio di 51 euro per 3 piatti, bevande escluse. La soluzione menù degustazione è quotata a 68 euro, bevande incluse. La spesa prevista sarà complessivamente di 250 milioni di euro.